Nel video di prova che ho fatto prima non mi funzionava l'audio. Sto qui con una vecchia webcamera del 2000, forse di tecnologia più vecchia. E questo microfono nuovo che utilizzo per fare Spreaker. Vi ho detto prima un sacco di cose. Ma era un video di prova. Adesso l'unico che mi interessa è sapere se finalmente sono riuscito a conformare l'audio e se questo video viene con audio. In pratica sto vedendo si dovrebbe ascoltare qualcosa. Sì, in pratica adesso qualcosa si ascolta. Beh, non starò a dirvi tutto quello che ho detto prima. I will come back. I shall return. Adesso è tardi e vado a fare merenda. È incredibile come anni fa questa webcamera vecchia, questo computer non me la accettasse, ma adesso l'ha accettata e sarà per me meglio, più pratico caricare dei video così in diretta piuttosto che starli a editare e a caricare dal cellulare o dalla filmatrice che a volte mi richiede ore. Così potrò parlare per ore con tutti voi e tutte voi. Devo trovare degli argomenti, ma farò come in Spreaker, che parlo per mezz'ora, un'ora e subito si carica in linea, senza editare nel computer. Perché mi sto seccando ogni volta di stare a editare in un'ora e a caricare in YouTube per altre 2 o 3 ore.
Così sarà tutto più rapido. Incredibile, per fortuna che questa vecchia webcam Logitech che registra in VGA come un cellulare 320x240 anche di meno di una camera VGA, di una filmatrice VGA. Mi devo abituare a guardare in camera. Perché una cosa è filmarsi, un'altra stare davanti alla webcamera. Poiché questa è stata pensata per un monitor incandescenza. Ed io ce l'ho LED adesso. Beh, che allegria, ho recuperato vecchia tecnologia. Solo che il microfono non è tanto sensibile. Questo è il mio secondo video prova Hangout. Speriamo che l'audio funzioni, perché c'è scritto in diretto non funziona l'audio. Rimordaci loro se non funziona. Allora. L'hangout di Shantenchan. Questo è il mio secondo hangout. Spero che al secondo funzioni l'audio. Devo prendere pratica. Perché così non dovrò editare dei video e caricarli in 2 ore, ma potrò parlare dal vivo con tutte e tutti voi. E proverò a farlo un'altra volta nel mio canale Shantenchan. Di Dailymotion e di Vimeo. Grazie per esservi iscritti in quasi 90 e per aver visto più di 7.000 volte i miei video. Mi raccomando, consigliate a contatti e amici di guardare i miei video. E così io starò sempre qua. A registrarne altri. E a fare da oggi anche degli hangout. Adesso sono le 17:26 e devo andare a fare merenda. Già la volevo fare alle 17, però ho visto che ha registrato senza audio. Sine qua. Non. Non ho tempo per inventarmi degli slogan, c'ho fame. Poi devo abituarmi, scusatemi, a guardare in camera, in web camera. Beh, è una vecchia camera molto primitiva. Guardate la risoluzione dell'immagine. Arriva. Arriva a 480 pixel. Magari se edito con qualche editore di video. Può arrivare a 1080, ma non, quello non cambia la qualità del video, cambia soltanto il formato dell'immagine, che magari se si amplia troppo risulta una grande cagata. Quindi adesso taglio. Mi stavo seguendo dal vivo in YouTube e devo programmare come fare degli hangout. Addio.